ti sei mai chiesto come il latte arrivi sul tuo tavolo? Karin te lo spiega. Allora, in Baviera siamo più di 1 milione di mucche da latte. Nelle nostre mammelle il mangime nutrivo si trasforma in latte. Produciamo dai 20 ai 30 litri di latte al giorno, che dalle mungitrici, attraverso delle condutture, arriva igienicamente pulito a una vasca di raffreddamento. Un bel po' di latte, vero? Un'autocisterna del caseificio attrezzata per i prodotti lattiero-caseari ritira il nostro latte grezzo direttamente dai masi. Pronti, via! Puoi partire! Il prezioso latte viene conservato fra i 4 e i 6 gradi centigradi. Naturalmente il caseificio controlla il nostro latte. Vari criteri come la pulizia, il profumo, il gusto, il contenuto di grassi e di germi sono determinanti. La qualità è importante per tutti noi. Con un tipo di centrifuga, i caseifici puliscono e scremano il nostro latte. Il latte magro e la panna vengono completamente separati. Per gli amanti della tecnica, non è sicuramente il mio caso. Questo impianto lo chiamiamo scambiatore a piastre. Riscalda il latte velocemente per raffreddarlo subito dopo. Solo in questo modo il latte si conserva a lungo. Successivamente i caseifici pressano il nostro latte di qualità attraverso dei finissimi ugelli. Questo procedimento si chiama omogeneizzazione. Suona complicato, ma non lo è. Il grasso del latte viene distribuito in maniera omogenea, evitando l'affioramento della panna. Il nostro latte viene imbottigliato in modo completamente automatico e arriverà prima o poi ben confezionato sul tuo tavolo della colazione. Bello, vero? Tra l'altro, i caseifici producono anche dei deliziosi formaggi con il nostro latte. Il percorso del latte nella terra del latte, la Baviera.